ho già accennato ad alcune ragioni che ci hanno portato a organizzare questa giornata e ho già accennato ad alcuni contributi tra virgolette formali che saranno presentati. A dire il vero, da quando abbiamo lanciato questa idea, mi sono arrivati una quantità abbastanza grossa di messaggi, di lettere, comunicazioni che buttate giù di getto da parte di persone diverse, alcuni dei quali vorrei condividere con voi e che, anticipo subito, saranno ancora stimolate in modo di ottenere tante di reazioni di questo tipo da parte di utenti dei servizi attuali di orientamento, da parte di professionisti di orientamento. Mi sono già arrivati messaggi da parte di genitori, messaggi da parte di colleghi che non capiscono bene quali siano state le competenze in orientamento di quei docenti universitari che hanno contribuito a stilare questi documenti e così via. Cose molto disordinate. Comunque la nostra intenzione è di riunirle e di pubblicarle in uno zibaldone, non so come definire, per noi interessante perché potrà costituire la base su cui lavorare a proposito di analisi di questo atto, in modo da individuare quali sono i punti di forza, i punti di debolezza, le minacce che persone a vario titolo interessate a un orientamento intravedono sia in quel documento sugli standard, sia nelle pratiche di orientamento che si stanno realizzando all'interno di Garanzia Giovani. Vi riassumo alcuni messaggi. Ad esempio, sapendomi interessato all'orientamento, mi ha chiesto cosa ne pensassi del modo di approfondire l'analisi degli interessi professionali a cui fa ricorso Garanzia Giovani. Spesso ho avuto il sospetto che coloro che lo hanno implementato non l'hanno mai usato e coloro che hanno detto sì va bene non hanno nemmeno proposto come faceva il gruppo Piaget ai propri figli per vedere se le consegne che dava ai bambini potessero essere adatte ai bambini e vedrete quante prove ho trovato a proposito di questo comunicato. O del valore e significato da attribuire ciò che di fatto si ottiene utilizzando click lavoro. Nome. Sei un fessacchiotto, se ti preoccupi del lavoro. Basta un click e risolvi il problema del lavoro. Cambiate almeno il titolo di questo. Quale significato attribuire a ciò che di fatto si ottiene utilizzando click lavoro. Se sono abbastanza serie, quelle che vengono considerate attività, cito, di primo o di secondo livello. Se esiste una letteratura che dice che l'orientamento può essere di primo o di secondo livello, letteratura scientifica, non amministrativa, non istituzionale. Okay? Ancora mi chiedono di parere, tu che ti consideri un guru dell'orientamento, come consideravo le attività le competenze che potevano avere professionisti che sono stati nominati sul campo operatori del mercato del lavoro. E poi, altri tipi di reazioni, di messaggi che mi sono arrivati. Alcuni mi sono giunti dai professionisti dell'orientamento iscritti alla SIO. All'interno della SIO, da dopo Pavia, si è aperto un dibattito su queste cose. Ci sono stati scambi di email, a mio avviso, estremamente interessanti, riflessioni che un socio mandava a tutti, ai quali tutti reagivano e così via, con un'azione che io considero interessante per creare effettivamente una comunità di orientatori. Ne sono girati tanti in modo con interrogativi del tipo chi, con quale preparazione, con quale mandato si è assunto la responsabilità di selezionare gli operatori di orientamento che di fatto lavorano presso questo o quel servizio pubblico o privato, dal momento che sulla carta questi servizi e gli addetti a questi servizi sarebbero tanti, dopo vi presento dei numeri. E a me non risulta nemmeno sommando
tutte le persone che hanno beneficiato di percorsi formativi master o corsi di perfezionamento in orientamento in tutta Italia, e dal 2000 che mi occupo di master o di corsi di perfezionamento in questa roba, insomma anche tutti questi 15 anni, non si ottiene nemmeno un numero sufficiente per coprire i posti di orientamento che le agenzie, soprattutto private ma anche pubbliche, della provincia di Padova sulla carta direbbe di avere a disposizione. Dopo di dopo ma questo non devi anticipare. No, ma io mi sono tenuto allora questa è una, diremo a fare quella lì. Altri mi hanno chiesto se capivo, doveva esserci il professor Fabri, che si occupa molto di statistiche, di analisi, di cui probabilmente arriverà fra poco, per quanto riguarda il Veneto, ma ho dati analoghi per altre, per quanto riguarda anche altre regioni, e inviterò i membri del NEC a fare altrettanto per quanto riguarda le loro regioni, ho trovato questi dati. Solo Veneto, strutture private e pubbliche accreditate a far questo e che, alle quali possono rivolgersi, non ditemi di spiegare chi sono i destinatari di garanzia giovani, se questo qualcosa è nei documenti che abbiamo già prodotto e così via, sicuramente ci sono persone con difficoltà, okay? Più o meno marcate, ce ne sono 169. A me piacerebbe molto che qualcuno mi dicesse che criteri sono stati utilizzati per la politica del territorio e dei servizi territoriali nello stabilire come mai sono soprattutto private. Mi piacerebbe che mi si dicesse come mai il rapporto tra pubblico e privato, l'indice, varia al variare della provincia. A Belluno il rapporto è a favore del pubblico, in tutte le altre è a favore dei privati. Adesso lasciatemi finire il discorso e dopo ne discutiamo, ne parliamo quanto vuole. A volte il rapporto è il doppio per quanto riguarda i servizi pubblici. Interessante che l'Università di Padova, lo dico ai responsabili dell'ufficio Patavino che sono qui, il servizio di Padova è tra i servizi privati e non pubblici. Okay. E come mai? Ci saranno delle ragioni. Quello che per ora non mi interessa capire e individuare. Quello che mi preme dire è che è materia di riflessione, di discussione. E così. Altre cose, altre email che mi sono arrivate che mi sembrano interessanti. Un genitore di un giovane che si è rivolto, mi ha chiesto, mi ha scritto, mi conosceva per altre cose, mi ha scritto chiedendomi quale poteva essere la validità predittiva delle liste dei posti di lavoro che aspetterebbero solamente, sembrerebbe, persone disponibili ad accettare quei posti. E quali sono con precisione le nuove professioni, le professioni del futuro, se ne parla tanto di le top 10 che viva. Noi stiamo costruendo dei materiali per presentare materiali anche che utilizzano icone, immagini e così via, le nuove professioni, e vi assicuro che è molto difficile riuscire a prepararle, proprio perché quali sono le funzioni, i compiti lavorativi di queste nuove professioni non troviamo testimonianze serie da nessuna parte. È difficile persino spiegare cosa fa uno di queste cosiddette nuove professioni. Quale affidamento dare, attribuire ai rapporti del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, alle previsioni dell'ISPO sui fabbisogni occupazionali. Se può essere intellettualmente e moralmente corretto diffondere queste notizie. E vi faccio degli esempi. Ad esempio, questa è quella che mi ha sottoposto questo genitore e che si riferisce a ciò che ha ottenuto il figlio e la figlia.
le prime 10 professioni a maggior crescita occupazionale e che dovrebbero determinare il 70% del totale delle nuove posizioni occupazionali per il 2015, la previsione, sono in sequenza le seguenti, due punti. Prima, una serie di lavori a bassa qualifica professionale, come personale addetto ai servizi di igiene e pulizia degli edifici, fabbisogno più 0,2, fabbro, 1,8 la prima, dopo addetti alle vendite all'ingrosso più 0,2, fabbro più 0,2, per passare ad un'altra etichetta professionale, a quella dell'ingegnere, ecco, qui c'è il problema deontologico, se è corretto che un portale dell'orientamento parteggi per alcune etichette professionali, per alcune professioni. A differenza delle altre professioni, l'etichetta dell'ingegnere viene presentata così: ingegnere, scritto bello grande, le altre no, due punti, il classico sempre verde. Chi si laurea in ingegneria difficilmente resterà senza lavoro. Tanto fatto che non esiste la punto lì. Piccolo partito. Nel 2015, questo sempre verde, la quota rispetto all'occupazione totale si manterrà allo 0,8%. Si passa quindi a personale non qualificato di servizi turistici, stiamo all'interno del top 10, e così via. E ci sono anche le professioni in declino, proprio per scoraggiare a scegliere queste professioni in declino. Io mi aspettavo di trovare psicologia. E invece tra le professioni maggiormente in declino, da tenere distanti e da presentare come guaia test, le scegli, se destinato ad essere un peso per la comunità e per la società, troviamo tra le professioni, la prima è professioni della lavorazione dei metalli. Sto pensando a quelli che nella zona di Vicenza lavorano l'oro, l'argento, anche a quelli. Professioni a quelle tessili, a quelli dell'abbigliamento, a quelli della lavorazione del cuoio, delle pelli, delle calzature e assimilati. Io avrò dei problemi psicologici, ma pensando a queste cose automaticamente ho associato il made in Italy. Questo è un... Mi sono giunte anche l'email, la conosco subito, perché sono di insegnanti, molte del Veneto, che avevano ottenuto un master in orientamento proprio grazie all'Università di Padova, che hanno dichiarato di essere disponibili a testimoniare il fatto che nella loro scuola, come referente di orientamento, è stato nominato un insegnante che di orientamento non ha studiato neanche un libro. Mi hanno chiesto, avete ancora coraggio di invitarvi anche a venire ai vostri master in materia di orientamento? Io dentro di me ho pensato, beh, è inutile che si preoccupi, se molti dei delegati, dei rettori in materia di orientamento non sanno nulla di orientamento, non hanno mai studiato una pagina di orientamento, perché dobbiamo meravigliarci se in quel istituto comprensivo il dirigente scolastico ha chiesto, non so perché, a Mariuccia di fare il referente dell'orientamento. Alcuni delegati, dei rettori mi hanno scritto, adesso non vedo, che sono molto interessati i lavori del nostro network, desiderano essere informati per quanto riguarda il prosieguo, e questo è sicuramente positivo, anche se dovremmo accettare il fatto che, ad esempio, per questi delegati che abbiamo scritto, uno insegna medicina molecolare. Finisco con due cose. Tanto una cosa che mi ha fatto molto piacere, in quanto prodotta dalla giovane generazione di ricercatori in materia di counseling e di orientamento. Mi è arrivata
o ieri o l'altro ieri, forse voi potete aiutarmi, di mail di una dottoratta in psicologia dell'orientamento. Mi ha scritto varie cose per quanto riguarda i documenti e la materia di cui stiamo occupandoci. No, quella prima, quella che mi è piaciuta, le frasi che mi sono piaciute di più sono queste. Lamentava il fatto che vi era in questi documenti, ma ci possiamo citare pagina ritma, tutta una serie di tendenze e di riproposizioni praticamente del modello del matching per quanto riguarda la tematica dell'orientamento. Relazione tra dimmi quali caratteristiche hai, ti dirò quale lavoro farai, con quanta percentuale lo farai, avrai probabilità di successo. Modello di Pearson 1909. E questa dottoranda che ha studiato queste cose mi ha fatto tutta una serie di riferimenti. E in modo particolare con il fatto che in tutti questi programmi si continuava a procedere seguendo un modello, quello dei profili, per quanto riguarda sia le caratteristiche delle persone, sia per quanto riguarda anche le caratteristiche dei posti di lavoro, le caratteristiche delle persone, cose che troviamo in tutti i repertori. E questa poverina si lamentava perché già negli anni 90 alcune organizzazioni, alcuni ricercatori e così via hanno messo in evidenza la scarsa efficacia dei modelli preventivi della disoccupazione a lungo termine basati sui profili. Per spiegare lo status occupazionale e per individuare anche cosa promuovere, cosa sostenere, cosa eventualmente proporre alle persone che hanno queste caratteristiche, dice questa ricercatrice, sarebbero necessario considerare altri indicatori che in questa letteratura sono ben elencati, descritti e per i quali esistono anche strumenti di accertamento. Sicuramente chi ha esteso quelle cose dell'esistenza di questa letteratura non ne sapeva assolutamente nulla, anche perché di queste estensioni non ho mai potuto leggere un articolo scientifico pubblicato in una rivista scientifica, che sono quelle riviste che prima di pubblicare qualche cosa hanno un'attività di referenza e non le ho viste citate i lavori di ricerca. Questo per quanto riguarda l'insieme di cose che mi stanno arrivando e che, come dicevo, raccoglieremo in buon volume e sarà oggetto di analisi testuali, come dicono alcune volte. Arrivo alla conclusione, che è essenzialmente un auspicio che vorrei, che riprenderò anche interagendo con i membri del network e anche nella prossima giornata di studio che faremo assieme. Il primo auspicio è che ci si dia da fare per difendere l'orientamento. Anche se il network non è solo di orientamento, ma l'orientamento ne è uno dei temi di interesse del network, io chiederò al network di dichiarare da che parte sta per quanto riguarda alcune di queste cose. Prima consiglio, quindi andremo avanti con queste cose e mi piacerà che tra i vari gruppi di ricerca che sono già avviati all'interno del network, alcuni in modo specifico si occupino di questa tematica, quindi già intravedo che aumenteranno i gruppi di ricerca che abbiamo all'interno del network. Prima. Secondo, ultimamente mi trovo a citare spesso alcuni economisti un po' devianti. E questo sia perché sto sposando sempre di più una visione di tipo multidisciplinare, sia perché dall'economia classica non dire economia, dall'economia classica come orientatore che ha sposato alcune teorie dell'orientamento, da quell'economia trovo ben poco. Sto pensando in modo particolare a quegli economisti che pensano che l'economia possa servire a supportare il desiderio di felicità delle persone.
che nell'economia non intravedono solamente valori di tipo competitivo, colpi di gomito a vedere chi arriva primo, a economisti che sono preoccupati non per i vincitori o che si occupano non dei vincitori delle competizioni, che si occupano non solamente delle eccellenze di quei 50 italiani che fanno onore all'Italia fuori dall'Italia, dei superdotati, delle eccellenze, ma che sono interessati alla qualità della vita, in modo particolare di quelle persone che se la vedono minacciare la qualità della vita a causa di cose che secondo alcuni di questi economisti, cose di cui loro sono responsabili, secondo qualcuno. Sto sempre più, ad esempio, più spesso citando Vera e Stefano Damani, i presenti che mi conoscono sanno quanto stimi queste persone, che persone che Bruni, uno dei guerrieri più del gruppo degli economisti della felicità, Bruni che come docente di economia ha i suoi laureati da giugno, quando consegna l'attestato che si è laureato, li fa giurare. Fa giurare quello che lui ha presentato come giuramento di Genovesi. Genovesi è il primo cattedratico di economia del mondo, del Settecento, che ha avuto la prima cattedra in economia a Napoli, all'Università di Napoli, e che ha fondato le scienze economiche a livello mondiale. E per lui l'economia non è una disciplina triste, è una disciplina felice. Per Genovesi, 1700. E Bruni gli fa giurare, gli fa giurare su tre cose, fa mettere, prima dei danni. Prima cosa sulla quale le persone laureate in economia giurano fedeltà. Il nome di Genovesi da lui. Vedrete che vi chiederò di pensare a un giuramento da far fare agli orientatori. Il nome di chi e per cosa non mi interessa, mi interessa che giuri. In cui è Genovese, credo perché avevano questo antecedente storico interessante. Primo, non userò mai a vantaggio e contro gli altri le maggiori informazioni di cui disporto. Non userò mai a vantaggio mio e contro gli altri le maggiori informazioni di cui disporto. Ad esempio non le userò per dire a mio figlio dove andare a fare una domanda per entrare in un dottorato di ricerca, economia. Oppure non lo farò contro alcune fasce di persone, di popolazione. Mi sembra interessante. Mi piacerebbe che una cosa del genere venisse dichiarata anche dagli orientatori. Un orientatore deve sapere che quanto più pubblicizza alcuni dati poco attendibili che riguardano l'evoluzione del mercato del lavoro, tanto più questo è contro la povera gente. È contro la povera gente. Perché più un'informazione di questo tipo si diffonde, meno quell'informazione diventa utile. E fa aumentare solamente la competizione anche all'interno di quell'ambito. Interessante che dall'economia vengano fuori suggerimenti e indicazioni di questo tipo. Secondo, guarderò al mercato del lavoro, al mercato, come a un insieme di opportunità per crescere insieme agli altri. Solidarietà per stare con, non per vincere, non per sgomitare. Bello che lo dica uno che farà il commercialista, che farà l'economista, lavorerà in banca e così via, no? E non come un'opportunità e non come una lotta. Beh, non tratterò mai i lavoratori e quelli che non hanno nemmeno questa caratteristica, no? Che mi sono dimenticato come un costo, come un capitale, come una risorsa. Al pari di altri costi, capitali e risorse dell'economia,
i lavoratori sono prima di tutto persone. Mi piacerebbe che gli orientatori, mi dai una mano, che a chi si rivolge ai servizi di orientamento, chi si rivolge, non ricevessero reazioni, risposte, supporti del tipo che adesso in poche parole vi leggerò. Anzi, chiederò di leggere alla professoressa Notta, perché francamente il testo che hanno ricevuto, io se deve nemmeno con gli occhiali non riuscivo a leggere. È scritto in modo talmente piccolo e là, e di questi materiali ne stiamo raccogliendo a Iosa, per dirvi se questo è il linguaggio dell'orientamento o se, come qualcuno sospetta, è solo un linguaggio che ha sicuramente vocabili della burocratese o dell'istituzionale, ma sicuramente io non riconosco come un linguaggio delle discipline di orientamento. Solo due esempi, uno che riguarda il cosiddetto patto di servizio garanzia giovani. Questo è quello che ha ottenuto persone che sono lavorate. Lasciamo varie cose, solo alcune frasi, tanto per vedere qual è il linguaggio, che cosa diamo ai NIP, a persone che la vedono nera, la vedono con poche probabilità di realizzazione futura. Impegni del servizio per il lavoro. Il servizio per il lavoro si impegna a pubblicare in forma anonima il curriculum professionale del lavoratore in Click Lavoro Veneto e in Click Lavoro, comunicare il profilo del lavoratore a servizi per il lavoro, datore di lavoro, agenzie formative interessati a offrire un'occasione di impiego o un'attività formativa e orientamento, consegnare e aiutare il lavoratore nella ricerca. Impegni del lavoratore. Il lavoratore si impegna a partecipare alle attività di politica attiva concordate con il PAI, consapevole che qualora gli percepisca... Il PAI, io dico, ma cosa vuol dire? Percepisca... Giro di sigle. No, ecco, andiamo ancora un pochino avanti. Che qualora gli percepisca un ammortizzatore sociale, le attività definite nel PAI assumono carattere vincolante per l'erogazione del trattamento e che pertanto il mancato rispetto di quanto definito con il PAI determina l'applicazione del regime sanzionatorio previsto dalla norma vigente. E ce n'è anche l'altra. Cose per quanto riguarda che lì ci sono cose che richiamano problemi per me deontologici, che sconfinano con qualche cosa di sulla privacy. Sì, che gli ha fatto firmare un documento. I dati. Chiesto, ma lei prima di lei di firmarlo l'ha letto, sì, ho cominciato, ma dopo l'ho firmato. Ma no. I dati in cui il conferimento facoltativo verranno trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata con il supporto di mezzi cartacei o informatici, comunque mediante strumenti idonei a garantire loro sicurezza e la riservatezza. La nostra struttura potrebbe inviarvi materiale il nome della struttura, ma inviare materiale pubblicitario relativo a servizi analoghi a quelli oggetto del rapporto in essere o comunicazioni commerciali relative ai propri servizi mediante l'utilizzo del vostro indirizzo di posta elettronico oppure contattarvi direttamente al numero di telefono da voi fornito, cioè nel contesto dei nostri precedenti rapporti. L'ambito di trattamento sarà limitato al territorio italiano e i dati pertanto potranno essere comunicati per le finalità di cui sopra a soggetti che in collaborazione con il titolare abbiano partecipato all'organizzazione di questa iniziativa, soggetti che partecipano a questa iniziativa come relatori e enti collegati. Tanto per avere... Quindi il mio auspicio è che si arrivi a un giuramento, dimenticavo che tra gli economisti non allineati c'è anche questo, che negli anni 2000 ha scritto volumi dal titolo Antimanuale di Economia e qualche anno dopo Lettera aperta ai guri dell'economia che ci prendono per imbecilli. Io pianto quando ho saputo che era tra le vittime dei fatti recenti di Parigi. Anche sua memoria, che mi piacerebbe che si arrivasse a un giuramento. Grazie.